Per spiegare la natura quantistica degli elettroni, ci facciamo aiutare da Richard Feynman, premio Nobel per la fisica che all'inizio degli anni 60 si è immaginato un esperimento ideale, poi trasformato in un esperimento reale. Ma partiamo dall'inizio. Il punto di partenza è una doppia fenditura e l'esperimento consiste nel farci passare attraverso delle cose e vedere che cosa arriva dalla parte opposta. Partiamo usando dei granelli di sabbia. Attraversando una fenditura possono passare diritti oppure deviati dai bordi, formando sul fondo una striscia di sabbia. Quando le fenditure sono due, la distribuzione è la somma delle singole strisce. Se raccogliamo la sabbia poco oltre le fenditure, le due strisce restano separate, mentre se ci allontaniamo si possono mescolare. Cosa succede invece se attraverso le fenditure mandiamo un'onda? Quello che vediamo è il fenomeno dell'interferenza, e proprio in questo modo nel 1801 Thomas Young dimostrò la natura ondulatoria della luce. Ora vediamo invece che cosa accade con gli elettroni, seguendo una delle realizzazioni più recenti dell'esperimento, così come è stata proposta a Modena. Anzitutto l'attrezzatura. Per prima cosa si possono incidere due fenditure, larghe appena 50 nanometri, su un disco sottile. E lo si può fare grazie al FIB, un fascio di ioni che scava la materia su scala nanometrica. Poi abbiamo bisogno di una sorgente di elettroni e di un modo per misurarli a varie distanze dalle fenditure. A questo scopo, il microscopio elettronico a trasmissione, detto TEM, è lo strumento più adatto. E adesso che l'apparato sperimentale è pronto, viene il bello. Se raccogliamo gli elettroni subito dopo le fenditure, vediamo due strisce chiare, distinte, su fondo nero. Tutto sembra andare come nel caso dei granelli di sabbia. Se invece ci mettiamo più distanti, la figura che otteniamo somiglia a quella delle onde, d'acqua, luminose o sonore che siano. Ossia otteniamo la tipica figura dell'interferenza con un'alternanza di strisce chiare e scure. Ora chiudiamo una delle due fenditure. Questo strano comportamento sparisce e ritroviamo la singola striscia chiara. La cosa veramente difficile da spiegare, immaginando che gli elettroni siano piccolissimi granelli di sabbia, è che in alcuni punti, quelli scuri, si misurano meno elettroni quando entrambe le fenditure sono aperte rispetto a quando ce n'è una sola. Ma non è finita qui. Riduciamo ora l'intensità del fascio di elettroni fino ad avere un solo elettrone alla volta all'interno dell'apparato. Con un rivelatore estremamente sensibile è possibile misurare l'arrivo di un solo elettrone alla volta, con un clic. Inizialmente gli elettroni sembrano arrivare quasi distribuiti a caso sul rivelatore, ma se aspettiamo un po' e accumuliamo gli elettroni mano a mano che arrivano, riotteniamo la figura di interferenza vista prima. Un bel grattacapo. L'unica conclusione possibile è allora che ogni elettrone emesso dalla sorgente che raggiunge il rivelatore attraverso le fenditure debba essere descritto in modo diverso sia dal granello di sabbia sia dall'onda. È quello che in fisica si chiama una funzione d'onda quantistica. Dopo le fenditure, la funzione d'onda dell'elettrone è la somma di due stati possibili, quello dell'elettrone che passa per la fenditura 1 e quello che passa per la 2. Secondo il modello quantistico, il numero di elettroni che arriva in ciascun punto del rivelatore è descritto dal modulo al quadrato della funzione d'onda quantistica. Nel caso in cui la funzione d'onda sia la somma di due stati, il modulo al quadrato è proprio il profilo di interferenza che si osserva, e questo vale anche se mandiamo attraverso le fenditure un solo elettrone per volta. In gergo si dice che l'elettrone è in uno stato di sovrapposizione quantistica e questo esperimento, come disse Feynman, è proprio il cuore della meccanica quantistica.